Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Questo è un video anche di ringraziamento per tutti i ragazzi dei due gruppi, anzi dei tre gruppi di Facebook riguardo il nostro amatissimo Dylan Dog. Quindi è un video anche per mostrarvi meglio quello che faccio e la vastità di quello che si può avere anche pur parlando sempre dello stesso soggetto. E i diorami sono chiaramente ispirati, un'opera di fantasia, ma ispirata al fumetto di Dylan Dog. Qui oggi ve ne ho mostrati due, io ne sto facendo quattro, e questo perché? Per farvi vedere le differenze. Allora, innanzitutto il colore delle pareti viene esattamente scelto da voi. Non sono io che mi sveglio e uno lo faccio blu, uno viola, uno giallo, uno grigio. Io posso fare qualsiasi colore voi vogliate. E scegliete voi, mi mandate il colore e mi dite Vane, voglio questo. Vi mostrerò anche delle foto sotto questo post dove vedrete dei diorami fatti invece con il bicolor, quindi al di sotto di questa linea di legno che vedete sotto ci sarà un colore diverso. Poi un'altra particolarità che vorrei farvi notare, infatti vi ho preso questi due non a caso. Allora, i diorami sono uno senza luci, uno con le luci. La differenza tra uno e l'altro, averlo con le luci costa 15 euro in più. Così rispondo, cerco di rispondere un po' a tutte le domande che mi avete fatto nei vari post. Quindi vi vorrei innanzitutto far vedere la resa anche al buio, quindi tra poco ci arriveremo. E in questo diorama in più rispetto all'altro, poi arriveremo anche a questo Dylan, c'è questa colonna con questo gargoyle, quindi ci sono alcune cose che si possono aggiungere e che quindi vanno un pochino chiaramente ad alzare il prezzo. Invece per ciò che riguarda la scrivania avrà sempre il telefono, la tazza da tè, il clarinetto, il galeone e il teschio. Tutte le altre cose, magari ve le metto vicine, tutte le altre cose sono cose che poi andate a scegliere voi, mi dite Vane guarda preferisco questi dischi piuttosto che altri, preferisco questi libri piuttosto che altri, o ci si può mettere anche una micro foto vostra o della persona che amate, ecco non lo so, qui il galeone con le vele, qui è senza, ci sono delle particolarità che appunto si possono realizzare in base esattamente a quello che voi mi chiedete. E in più oggi finalmente, visto che mi è arrivato, vi posso parlare di questa meraviglia creata dall'artista, un artista italiano, Alfredo Marchese Iezza. E questo ragazzo è bravissimo, lui innanzitutto è uno scultore 3D. Uno scultore 3D è colui che inventa i file. Quindi in base ad una foto, lui poi riesce, tramite non so come, perché chiaramente sapete che io sono negata per tutto ciò che è tecnologico, tramite computer a creare il file che poi andrà caricato nelle stampanti 3D. I suoi lavori parlano e questo video è anche per farvi capire cosa vi arriva a casa. A me mi è arrivata 2 giorni fa, io credo che sia straordinaria. E sono separati e sono dipinti a mano. Quindi in questo caso abbiamo la stampa 3D, poi dipinta a mano appunto da Alfredo. Invece i miei diorami sono tutti fatti a mano, tranne per ciò che concerne, questo ve l'avevo già detto, ma magari la prima volta che vedete il mio video, il mappamondo. Questo io non lo so fare e per cui lo compro in un negozio di chiaramente che vende articoli per case delle bambole. E ecco, quindi questo è il nostro Dylan. Il diorama che vi arriverà a casa, quindi ciò di cui io sono responsabile, è questo diorama, cioè i diorami. Invece per quanto riguarda i personaggi, sia prezzi, sia le varie pose che lui può fare, chiedete tutto ad Alfredo. Questo, ecco, questo per esempio lo spedirò domani, questo è quello che arriverà alla ragazza che ce l'ha commissionato. Quindi ha contattato me e ha contattato Alfredo per questo diorama. Volevo farvi vedere la differenza tra un diorama illuminato, posso ecco, anche mettere qui Dylan, così vi rendete meglio conto, un diorama non illuminato e un diorama illuminato. A voi la scelta, perché chiaramente ognuno poi ha le proprie richieste. E io adesso spegnerei la luce, spegnerei proprio la luce della sala e vi farei vedere il risultato.
voi immaginatelo in mezzo ai libri, cioè ai libri, scusate, ai fumetti. Ecco qua il risultato. Da qui magari Alfredo so che fa, ecco perché, ecco un'altra cosa, in tanti me lo chiedete, Alfredo fa anche Groucho, quindi anche l'altro eroe, per esempio nel mio diorama che ho, esce dalla porta, ma questo poi è un'altra storia e ripeto, per tutto ciò che concerne le figure chiedetelo a Alfredo. Io vi ringrazio e se vi fa piacere aiutatemi a crescere iscrivendovi al canale, è assolutamente gratuito, non serve alcun tipo di iscrizione a YouTube, cioè, niente, dovete solo cliccare iscriviti, campanellina e avrete poi i miei video, cioè di tutti i miei lavori aggiornati, perché chiaramente ogni diorama che faccio poi lo presento sul mio canale YouTube. Grazie mille, ciao!